Gloria a Dio, la parola del Signore è il nostro conforto, la nostra gioia e la nostra sicurezza. Noi non siamo quelli che devono improvvisare perché abbiamo un binario su cui camminare, questo binario è la meravigliosa parola di Dio. Stiamo considerando i salmi dei pellegrini e sono ricchi di insegnamento, di ammaestramento, ma sono anche ricchi di consolazione, di benedizione. Il Signore attraverso questa parte della parola di Dio ci sprona ad essere fedeli, ci sprona ad essere fiduciosi e confidare in Lui. Noi vogliamo continuare a confidare in Lui, Egli si prende cura di noi e noi siamo ben felici di riporre in Lui la nostra speranza. Abbiamo iniziato già con il considerare il Salmo 126 e abbiamo visto come i primi versi di questo Salmo esprimono una lode gioiosa. Adesso voglio considerare gli ultimi due versi, il verso 5 e il verso 6, e parlano ancora di gioia, ma parlano della gioia del seminatore. Noi siamo dei seminatori, siamo il popolo di Dio, siamo chiamati a spargere il seme della parola. È vero è, come dice qui il Salmo, che a volte possono esserci delle lacrime mentre espletiamo la chiamata che ci è stata rivolta, ma gloria a Dio, poi si conclude tutto con la gioia. Quindi accostiamoci al Salmo 126, leggiamo il verso 5 e il verso 6. Sta scritto: quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Questo Salmo inizia con esultanza. Con esultanza e con lode per l'opera compiuta dal Signore in favore del suo popolo che era stato liberato, liberato dall'oppressione, dalla schiavitù. Poi c'è la presa di coscienza, dopo l'iniziale gioia, l'iniziale esultanza, dopo l'iniziale entusiasmo, c'è la presa di coscienza per il lavoro che bisogna fare. Dopo che siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato e salvati per la grazia di Dio, dobbiamo essere mossi da un peso verso gli altri che non hanno speranza, gli altri che sono perduti, gli altri che ancora non hanno conosciuto la grazia del Signore. Perché anche noi eravamo come loro, eravamo privi della grazia di Dio. E grazie a Dio perché qualcuno ha sentito il peso per testimoniare dell'infinito amore di Dio, amore che ha conquistato i nostri cuori e ha fatto in modo che noi potessimo realizzare salvezza e vita eterna. Quindi siamo chiamati a spargere il seme, siamo chiamati a seminare la parola di Dio, quella parola che noi abbiamo ricevuta, quella parola per la quale abbiamo realizzato la grazia e la vita eterna, e abbiamo avuto, ricevuto una nuova vita, ed è bella la nuova vita col Signore. Noi che abbiamo fatto questa esperienza non potremmo spiegarla in modo adeguato. È una cosa che bisogna realizzare, vivere per Gesù e quanto di meglio possa capitare a ogni essere umano. E qui vediamo un po' la figura del seminatore. Questo Salmo ci parla proprio del seminatore, mette in evidenza la figura del seminatore e dice alcune cose importanti. Prima di tutto parla un po' del compito del seminatore. Cosa deve fare un seminatore? A cosa è chiamato un seminatore se non a seminare? Il compito del seminatore è semplicemente spargere il seme. Naturalmente qui vediamo noi questa azione non come un'azione una tantum limitata nel tempo, nel passato, ma piuttosto la possiamo vedere come un'azione continua. Noi come seminatori, come popolo di Dio, siamo chiamati a spargere il seme di Dio continuamente. Siamo chiamati a farlo sistematicamente. Quando Gesù diede il grande mandato, disse: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli. E questo andate è un andate che coinvolge in tutta l'era della Chiesa, in tutto il tempo che noi viviamo. Il termine andate suggerisce proprio un'azione continua. Ogni credente, io e te, se abbiamo creduto nel Signore, abbiamo realizzato la grazia di Dio, siamo chiamati a seminare costantemente, continuamente la parola di Dio. Che oggi tu possa prendere questo impegno e seminare la parola del Signore. Un'altra cosa di cui ci parla qui il nostro Salmo sono le lacrime. Le lacrime del seminatore. Un particolare che fa emergere il nostro testo è che questo contadino, questo seminatore, mentre semina, sta piangendo.
sta piangendo, perché versa lacrime? Perché piange? Perché sa che tutto dipende dal prossimo raccolto. Ha a cuore il raccolto, sente un peso nel cuore, vorrebbe vedere un abbondante raccolto. Molte volte anche noi seminiamo con fatica, seminiamo con lacrime, speriamo in un abbondante raccolto che naturalmente poi potrà rallegrare, rallegrerà sicuramente il nostro cuore, ma mentre si semina molte volte c'è fatica. C'è lacrime, c'è un peso che naturalmente ci portiamo addosso perché seminiamo con il fine di raccogliere. Nessuno semina pensando o sperando di non raccogliere nulla. Vedete, anche noi dobbiamo pregare il Signore, dobbiamo sperare nel Signore, dobbiamo avere un peso per i perduti e quando seminiamo dobbiamo avere il desiderio, l'aspettativa di un grande raccolto, di una grande mietitura di persone che possono essere salvate e ristorate dalla infinita grazia di Dio. Quindi vediamo il compito del seminatore. Vediamo le lacrime di cui qui si parla, che vengono menzionate, ma gloria a Dio. Questo salmo conclude con la gioia del seminatore. Il seminatore ha sparso le sue lacrime, ha versato le sue lacrime, poi quando vede il frutto del suo lavoro, ecco che il suo cuore gioisce, ecco che il seminatore si rallegra. È un po' come la donna che dà alla luce un bambino. Ci sono i dolori, le fatiche del parto, ma poi sembra che tutto scompaia d'incanto quando si vede venire alla luce una nuova creatura. E così è per i servi di Dio. Tante fatiche, a volte anche dei sacrifici che fanno volentieri perché sanno che è per la gloria del Signore, a volte lacrime, tante lacrime, ma quando poi si vede il frutto, ecco che tutto quel peso, quel faticare, tutto quello che magari prima si era dovuto affrontare per portare a compimento un obiettivo per la gloria del Signore, quando vediamo nel frutto un'anima salvata, ecco che la grande gioia del Signore invade il nostro cuore. La gioia del raccolto è grande, ma non potrà mai esserci raccolto se non c'è semina. Non potrà mai esserci raccolto se non sei disposto a seminare. Se vuoi gioire, devi decidere di seminare. Dove seminare? Comincia dalla tua famiglia, comincia dal tuo ambiente di lavoro, comincia dal tuo condominio, dalle persone con cui sei spesso in contatto. Semina la parola. A questo il Signore ti chiama e il Signore desidera ancora avvalersi della tua collaborazione perché Egli ti ritiene un suo collaboratore. Oggi voglio chiederti di ricordare quello che il Signore ha fatto per te e voglio invitarti a essere un seminatore della parola di Dio. Anche tu, come me, abbiamo ricevuto un grande mandato, siamo stati coinvolti nel lavoro di Dio. Egli ancora ci dice di andare per tutto il mondo, seminare il Vangelo, predicare il Vangelo a ogni creatura ed è quello che siamo chiamati a fare oggi. Non lasciar trascorrere questa giornata senza aver seminato il seme della parola. A volte sarà duro questo lavoro, verserai delle lacrime, ma sempre sarai benedetto dal Signore e realizzerai la gioia ineffabile di un grande raccolto per l'eternità. Noi vogliamo raccogliere, ma non c'è raccolto senza semina. Il Signore ci dia grazia di essere buoni seminatori e lo Spirito Santo farà germogliare il seme che tu spanderai. Dio ti benedica.